Buongiorno, sono Luca Maganin, presidente di AIFM, Associazione Italiana Finiture Metalli. AIFM è un'associazione storica, festeggiamo quest'anno con la rivista i 70 anni di pubblicazione della rivista, vedremo dopo. Gli obiettivi di AIFM sono quelli di raggruppare le aziende nel settore dei trattamenti superficiali, tipicamente trattamenti galvanici, o perlomeno storicamente ci occupiamo di aziende galvaniche del settore, quindi applicazioni di rivestimenti metallici. Al momento, diciamo, negli ultimi anni siamo abbastanza stabili come numero di associati, su circa un 200. Come per molte altre associazioni naturalmente non è facile, tenete presente che le galvaniche in Italia sono circa 4.000, quindi la rappresentatività delle associazioni è sempre una questione aperta. Cosa fa l'associazione? L'associazione naturalmente supporta e cerca di sviluppare il più possibile il settore supportando le aziende. Nel DNA della nostra associazione c'è sicuramente la formazione e quindi il portare le conoscenze di base dei processi tecnologici attualmente utilizzati a tutti gli operatori del settore, non solo gli operatori direttamente in linea ma magari anche a qualche dirigente sarebbe utile. Collaboriamo naturalmente con tutti gli organi normativi nazionali e internazionali nel cercare di tutelare e di gestire al meglio le varie normative o parti legislative che possono intervenire nel settore. Sempre naturalmente nello spirito dell'associazione è quello di supportare lo sviluppo di nuovi processi sempre più ecocompatibili o ecosostenibili naturalmente. Come vi dicevo, storicamente pubblichiamo una rivista, Galvanotecnica e Nuove Finiture, festeggiamo quest'anno 70 anni, normalmente ci sono articoli in italiano e in inglese perché la diffusione non è solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ho cercato, il titolo era molto ambizioso, ho cercato di riportare qualche esempio che stiamo seguendo negli ultimi anni di possibili innovazioni nell'ambito dei trattamenti superficiali, in particolare legati magari al settore della lamiera. Come vi dicevo, le nostre tematiche di cui ci occupiamo principalmente sono legate all'elettrodeposizione che vedete lì in alto alla vostra sinistra, quindi con l'utilizzo di corrente, immersione in un liquido e utilizzo di corrente. Sulla destra vedete la metallizzazione senza corrente, quindi con tecniche electroless. Qui gli sviluppi negli anni recenti non, dal punto di vista delle formulazioni sono tendenzialmente assodate, ma ad oggi per esempio molto si sta sviluppando nell'ambito dei materiali compositi che vedremo dopo. Caratteristica della nostra associazione è che coinvolge non solo gli utilizzatori finali ma anche gli applicatori naturalmente, cioè i galvanici e i fornitori di chimica e di impianti, quindi riusciamo a coordinare e a mettere insieme, a far parlare diversi attori del settore. Un esempio che vi dicevo che stiamo portando avanti negli ultimi anni come associazione all'interno di un progetto europeo e con alcuni associati nella pratica è l'utilizzo di la deposizione di rivestimenti compositi a matrice metallica. Questo alla luce possibile di un'alternativa valida alla cromatura dura da cromo esavalente, che sapete ci sono una serie di normative e questioni legate alla tossicità del cromo esavalente. Quindi l'associazione nel suo supportare questo tipo di attività aiuta con l'esperienza nostra, dei consulenti selezionati negli anni, nell'esperienza fatta a livello anche internazionale, dalla fase di laboratorio che vedete qua nella sinistra, nell'immagine a sinistra, all'implementazione industriale coinvolgendo gli attori di interesse per il progetto. In questo caso il materiale composito è stato applicato a un cilindro che vedete qui, questa è un po' più tecnica forse la questione, ma vedete un'immagine della sezione, la superficie, la parte grigia a puntini è il rivestimento composito, il grigio è la matrice metallica, i puntini sono il materiale le particelle disperse. Questo consente di cambiare ottimizzare le caratteristiche del rivestimento metallico, che potrebbe essere un rivestimento metallico tradizionale
tipicamente utilizzato, ma implementarne le proprietà e le prestazioni a seconda delle particelle che vengono inserite all'interno. Qui vedete un cilindro, vi dicevo, in questo caso un cilindro non per la miera metallica ma per la produzione di cartone. In realtà, appunto, sempre nelle attività recenti dell'associazione, recentemente li stiamo testando e suggerendo, per esempio, per i cilindri di laminazione, tipicamente attualmente fino ad oggi cromati con cromatura dura. Proprio perché raggruppiamo anche e siamo in contatto con aziende che sono in grado di fornire equipment, ho preso queste immagini questa mattina dal sito della Danieli, non perché non voglio fare pubblicità a Daniele, ma perché sono rappresentative di alcune attività che abbiamo fatto negli ultimi anni. Questo che vedete nella sinistra è un mega impianto, in realtà questo credo che sia addirittura quello dell'Ilva di Genova, se non sbaglio. Comunque noi abbiamo avuto esperienze in quello, è un impianto molto grosso che serve per l'applicazione di il deposito elettrolitico di stagno. Quindi questa è la banda metallica che poi viene stagnata per via elettrolitica in continua ed è quello che poi va a costituire le scatolette della carne Simmental, in poche parole. Dove interveniamo? Siamo intervenuti e dove possiamo intervenire? In questo caso, per esempio, sia per la parte chimica, cioè nella richiesta di gestire il processo con bagni diversi rispetto a quelli tradizionali, per essere più specifici, tradizionalmente la stagnatura viene fatta da bagni acidi solfati, in questo caso si passa ai metansolfati o ad altre specie, più stabili, con una serie di vantaggi, oppure, come anche in questo caso, nella modifica dell'equipment, dell'impianto, nello specifico l'eliminazione totale o parziale degli anodi in piombo, anche qui tipicamente storicamente utilizzati in un processo di stagnatura con anodi insolubili, in grado quindi di da un lato eliminare il problema del piombo e della gestione del piombo e dare alcuni vantaggi in termini di efficienza del processo elettrochimico. Naturalmente per quanto riguarda poi i rivestimenti metallici e le proprietà e le caratteristiche, le prestazioni in termini meccanici, corrosione, estetici, siamo in grado di mettere in contatto le aziende che lo richiedono con attori specifici che siano in grado di dare risposte. Storicamente la nostra associazione ha sempre avuto un legame fortissimo con il Politecnico di Milano, quindi molte delle attività sono, come dire, in collaborazione col Politecnico di Milano. Non solo elettroplating, non solo elettrodeposizione, ma fra i nostri associati e comunque nelle competenze dell'associazione naturalmente c'è anche tutta quella parte dedicata ai processi di anodizzazione, alluminio principalmente, e quindi anche negli ultimi anni abbiamo affrontato problematiche relative ai processi di anodizzazione tradizionali, problemi di sigillatura, processi di anodizzazione non così tradizionali, cioè con nuove caratteristiche del materiale che si può poi venire a produrre. Un altro aspetto che volevo segnalare, così ci stiamo interessando negli ultimi anni, sono tutte quelle applicazioni nelle applicazioni di strati sottili organici anti-wetting, tipicamente, o self-cleaning, cioè quelli che si puliscono facilmente da soli. La slide giusto per segnalarvi che in realtà la gran parte di tutte queste tecnologie è basata sull'uso di queste molecoline che si chiamano silani, che sono in grado di legarsi da sole a qualunque superficie, anche quelle metalliche, e l'effetto che subito si ottiene è quello di incrementarne l'angolo di contatto, cioè se io lavo via, quindi spruzzo dell'acqua su una superficie trattata con un processo a base di queste molecole, l'acqua tende a fluire via rapidamente e a non ristagnare, queste sono tecnologie che sono apparse già da una decina, quindicina d'anni. L'interesse più recente, ci sono anche prodotti commerciali che vedete qui da alcuni fornitori di chimica, l'interesse più recente è dovuto al fatto che ci sono alcuni trattamenti, per esempio sulla miera, farne uno, la fosfatazione, che se è un processo bellissimo, stabile, molto interessante, si comincia però già a discutere che forse ci sono necessarie delle alternative per esempio migliorarne la compatibilità ambientale, ridurre la formazione di fanghi e tutte queste questioni. Una delle alternative è per esempio sostituire trattamenti di quel tipo che devono prevenire la corrosione ma anche
in qualche modo cambiarne, come dire, il comportamento ad attrito, per esempio, cioè il coefficiente ad attrito, combinare questo tipo di tecnologia, questo tipo di molecole con magari delle resine propriamente diciamo migliorate, e anche qui con una dispersione di materiali diciamo nuovi, giusto per fare così, tirare l'attenzione al grafene, giusto per farne un nome, questo potrebbe essere, ed è quello che si sta facendo negli ultimi anni, un tentativo di sviluppare nuovi trattamenti facilmente integrabili. Questo è il punto, e questo è quello che noi come poi associazione cerchiamo di, come dire, tenere d'occhio, facilmente integrabili in un processo industriale. L'ultimissima, visto che ho citato che ci occupiamo particolarmente, o teniamo particolarmente allo sviluppo di processi, diciamo, con un aspetto ambientale forte, segnalo questo è una tecnologia sviluppata dal Politecnico di Milano, vi dicevo la forte sinergia col Politecnico di Milano, è una start-up che sviluppa e commercializza particelle magnetiche funzionalizzate che possono facilmente essere integrate nel ciclo produttivo, in questo caso per esempio a valle, cioè in combinazione o addirittura in sostituzione del chimico fisico tradizionale. Qui vedete un esempio di queste particelle, il disegno mostra quello che è un po' la struttura, cioè un nucleo magnetico centrale con un, diciamo, un rivestimento esterno che viene come dire, customizzato in funzione dell'applicazione. Le applicazioni sono o, diciamo, data la versatilità del rivestimento che si può ottenere, possono essere particelle che vanno a interagire con i metalli, cioè con gli ioni metallici, con fosfati, cromati, arseniati per esempio, problema in molte acque di falda e di pozzo, la capacità di interagire con gli idrocarburi o con, per il settore che stiamo guardando qua oggi, tensioattivi ionici, non ionici di tutti i generi. A cosa servono? Bah, qua è rappresentato un esempio per, in questo caso, degli oli, quindi per esempio per tutti i processi di disoleatura. Vedete la dispersione dove vengono aggiunte in alto, man mano nella sequenza delle immagini, le particelle all'interno del fluido. Naturalmente sono particelle magnetiche, la reazione è pressoché istantanea, si inserisce un magnete, vedete qua l'ultima foto, le particelle vengono naturalmente attirate per attrazione magnetica sul magnete, si tira fuori il magnete e in ogni caso le particelle si portano dietro tutto l'olio che stava floculando all'interno della soluzione, ed è un metodo molto veloce per depurare per esempio le acque di processo. Per gli ioni che abbiamo messo prima, per esempio nell'ambito galvanico, che è quello più di nostro interesse, per la rimozione di alcune specie metalliche, soprattutto a valle del chimico fisico, giusto per non andare in penale, diciamo, e quindi diciamo, questa tecnologia sviluppata dal Politecnico è già stata peraltro implementata, ci sono dei siti dimostrativi anche a livello industriale per la separazione e per la gestione, ci sono oggi separatori magnetici, filtri magnetici che sono estremamente performanti e sono in grado di separare con grande efficienza le particelle che possono essere anche riciclate. Quindi qua si chiude un po' l'idea anche o si arriva all'idea del ciclo chiuso, con la possibilità di recuperare le particelle come materiale diciamo di partenza, ma soprattutto le acque, in quanto si possono poi ributtare all'interno del ciclo di gestione. Se avete bisogno di informazioni, ho riportato l'indirizzo mail di Elena Travaini, che è qua presente, il segretario dell'associazione, oppure se andate sul nostro sito trovate tutte le informazioni e i riferimenti. Vi ringrazio.